Allora, Sonia, me l'ha detto Don Abbondio del matrimonio? Sì, ho detto che ci sono degli impedimenti. Sì, mi è passato chiedo su delle ragioni che non ho capito niente. So scuse! Perpetua! Sta zitto, tu hai fatto a fare il bagno. Sonia, si mette a comodo, perché oggi mi sa che è una giornataccia, eh. Ecco qua, bevete un gocciolino che vi aspetta una notizia. Perpetua! Non ti preoccupare! Che me ne frega a me di andare a dire alla gente che certi mascalzoni prepotenti vanno a ricattare i poveri preti. Prepotenti? Ma cosa volete dire? Senta, Loreo, come dicevano tutti il re, io sto al servizio di Don Abbondio da una vita. Io sono rispettosa e fedele. Ve lo giuro, non ho mai scambiato una parola con nessuno. Però adesso vi voglio dire una cosa. Mettiamo, a me che me ne frega di dirti che Don Rodrigo ha mandato i bravi dal povero prete a dirgli che domani non si deve celebrare il matrimonio. Ma visto un ammazzare se ti avessi a dire cose di laudio, non ti dico manco se mi dicono di diritello. Perché tra ieri e oggi il curato mi ha fatto la testa così e mi ha detto di non dirtelo e io non te lo dico. Allora Don Rodrigo che vuole Lucia. Ah, cane! Non appena Renzo sentì pronunciare il nome di Don Rodrigo, si lanciò a passi infuriati verso la casa di Lucia, senza aver determinato quel che dovesse fare, ma con una smania addosso di far qualcosa di grande e di terribile. Nel frattempo Lucia, ignara degli accanimenti avvenuti, si lasciava agghindare nel cortile di casa dalle mani premurose delle amiche e delle comari venute a far corteggio per il giorno della festa. Lucia aveva sul viso una gioia turbata da un turbamento leggero, quel placido accoramento che si mostra di quando in quando sul volto delle spose e senza scomporre la bellezza le dà un carattere particolare. Lucia! 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 Lorenzo, come dicevano tutti Renzo, quando vi vedo mi illumino. Cosa avete da dirmi? Per oggi, tutti a monte. Perché? Che dite? Sa Dio quando potremo essere marito e moglie. Perché? Cosa è accaduto? Vi sono degli impedimenti al matrimonio. Non si può ora. Quali impedimenti? Parlate! Vi dico che bisogna rimandare alle nozze. Ma Renzo, non vedete? La festa è già cominciata. Non si può più rimandare, non si può più ormai. Lucia, se una volta l'ho detto... Che cosa? Che noi non possiamo meritarci, dice che non ci sarà. Che ne vuole, l'ho detto! Don Rodrigo! Don Rodrigo! Sì, vabbè lui, ma io lo troverò in la propagare! No, Lorenzo, non siate cattivo, Don Rodrigo!
Sì, Lucia, fai bene a ripeterlo. Soprattutto per coloro che si connessero all'ascolto soltanto adesso. Io non pensavo che Don Rodrigo si spingesse a tanto. Come faremo ora, Lorenzo? Come dicevano tutti Renzo. Lucia, dunque voi sapevate? Ma che cosa sapevate, Lucia? Perché non ne avete mai detto nulla? Mi nascondete forse qualcosa? Lucia, vi prego, non fatemi penare. Ditemi quello che sapete. Lorenzo, non fatemi parlare, non fatemi piangere, vi prego. Lucia, ma io devo sapere. Vi prego, parlate. Non fatemi stare in ansia, Lucia, parlate. Lucia, voi sapete qualcosa che non so. Vi prego, parlate, Lucia. Renzo, vi parlerò, dirò tutto, a voi e a mia madre. Aspettate, vado a chiamarlo. Ella conosce quindi Don Rodrigo. Non appena Lorenzo, come dicevano tutti Renzo, rimase solo, sentì crescere via via, sempre più, il sospetto di essere gabellato e anche un po' cornuto. Lorenzo, o come dicevano tutti Renzo, figliolo. Agnese, finalmente vi vedo. Oh caro, caro mio Renzo, sono Agnese, la madre di Lucia. Lo so Agnese, io vi conosco. Sì, lo so caro mio Renzo, ma lo ripeto soprattutto per coloro che si può essere in ascolto soltanto adesso. Oh Agnese, Agnese. Oh Renzo, povero mio figliolo, proprio adesso Lucia mi ha detto non potete più maritarvi. Sì, sì, sono talmente arrabbiata che ho in mente di fare qualcosa di strano e di terribile. Oh no, no capaccione, troveremo una via d'uscita. Eh sì, le cose si sistemeranno, vedrete. Vedo, vedo. Ma la realtà è un'altra, Agnese. Io lo ucciderò. Oh, Lorenzo, non voglio che facciate quei discorsi, nemmeno per burla. Vi ringrazio, Agnese, per le vostre cure. Ma io non mi lascerò sopraffare delle sue vecchierie. Io lo ammazzerò. Oh, no, Lorenzo, ma perché fate così? Mi mettete in allarme. Oh, Renzo, venite qua per un po' di vino, così che vi avviate a ristorare.